Diciamo, se nel caso in cui, ove mai, fallisse l'esperimento, l'iniziativa politica, come viene chiamata, di Bersani, cosa succede? La palla passa a Napolitano. La palla passa a Napolitano, ma per molto poco tempo. Ma anche l'iniziativa di Bersani passa attraverso Napolitano, eh? Non è che la può fare senza Napolitano che gli dà Tanto l'incarico, deve eh? Sì, ma non trovando Vabbè, se poi salta addirittura il turno, abbiamo accorciato la abbiamo accorciato le sofferenza, sale. E comunque diciamo il tempo a così. disposizione di Napolitano è di poche settimane, 2 o 3 settimane. È per questo che Napolitano già sta lavorando, anche con probabilmente con qualche contatto con i partiti. Perché è evidente che deve trovare la quadratura del cerchio. Abbiamo sentito fare il nome di Rodotà, abbiamo sentito fare il nome di Visco, abbiamo sentito fare il nome della Cancellieri, diversi tipi di governi, evidentemente, con una ricerca di geometrie diverse. Conoscendo Napolitano, io penso che fa la cosa meno popolare qua dentro, cioè comunque pensa a un governo tecnico o istituzionale, comunque con non forti presenze Politico. politiche, in cui però c'è anche il voto del PDL. PDL. Ed è un Domanda alla Camera e fatemi vedere se lo votate o non lo votate. Così? governo che fa non la legge sul conflitto di interesse, ma fa la riforma elettorale, fa le 2 o 3 cose importanti per l'economia e poi si sa che col nuovo presidente, se il presidente lo vorrà, si riconsegna e riconsegna la legislatura al Sei bagno del d'accordo, popolo Gad? sovrano. Scusi. No, un No, attimo. secondo, solo una domanda. Fa No, parte ma non mi interrompa adesso, glielo fa faccio parte dire dello stesso dopo la discorso domanda. che diceva Gad, Mentana. io penso che potrebbe esserci anche il tentativo che diceva prima Cacciari, ovvero saggiare una possibilità di trascinare, mettendolo in difficoltà, il Movimento 5 Stelle con dei nomi ai quali, che lo Alla mettono in Rodotà. imbarazzo. Allora, se si constata nei prossimi giorni, nella settimana prossima, che non c'è questa possibilità, allora Napolitano molto probabilmente andrà sulla Cancellieri, se volete la mia opinione, cioè sul Ministro degli Interni, per fare un governo breve che fa la legge elettorale prima di ritornare al voto. Questo governo Cancellieri potrà essere votato insieme da PD e PDL? Anche su questo, come dire, ho qualche dubbio. Marco? La previsione è che prevarrà la solidarietà di casta e la paura di tornare a votare, e che quindi qualcosa Napolitano metterà insieme che alla fine, facendo finta che non si sono messi d'accordo, comunque si ritroveranno più o meno gli stessi che stanno sostenendo il governo Monti da 1 anno e mezzo. L'auspicio è esattamente il contrario, cioè l'auspicio è che invece arrivi. Non da Bersani perché ha dimostrato che non ce la fa, ma da qualcuno quella famosa proposta che non Grillo, ma gli elettori di Grillo e gli eletti di Grillo non possono rifiutare. Se si facesse una proposta in cima alla quale ci sono 3 punti che dicono abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai giornali, abolizione di questa. Di questa vaccata, diciamo la verità, di questa vaccata del TAV Torino-Lione che non c'entra niente con l'alta velocità e che è una roba assurda, ridicola, è una cosa forte, è una cosa forte sul sociale, per dare una risposta immediata a quelli che hanno nutrono gli stessi sentimenti, del Di signor Giuseppe. Giuseppe. A quel punto il cerino passa nelle mani, degli eletti di 5 Stelle che rischiano di bruciarsele, cioè qui il problema è, chi butta la palla dall'altra e chi rimane con la palla in Un mano. secondo, dai. No, giochi non Il ci problema però è piacciono. proprio quello che sai tu, Marco. Sulla TAV Giochi del a cerino. Torino, in Piemonte, nella provincia, si è speso tutto il gruppo dirigente del Partito Esatto, Democratico. ma infatti Questo lo può fare per questo soltanto una dico nuova generazione, anche che più a non può destra essere di questi. Bersani. È I questo che dico. pretoriani Ma del non può essere TAV, questo gruppo dirigente. sono le cooperative rosse, Ma no, Bersani, ma non diciamo, Fassino, ma non si eccetera. può. È notorio, hanno mandato addirittura la polizia fermi tutti. Allora, a scusate. disperdere la folla. Comunque, se chiedete Giuseppe, che cosa voleva dire? Se lo dice in 20 sereni, secondi. Ho sentito tanti. Perché invece PD e PDL non lasciano la palla solo a Grillo? Dici, fallo te un governo. No, Fra quello non 5 mesi, sarebbe 6 mesi ne giusto. parliamo. Poi se è andata bene o è andata male. Se è andata male, mandiamo via Grillo una volta per tutte. Se è andata bene, viva Grillo.
comunque deve ancora arrivare, non dico al 100, però dopo che abbiamo fatto 35, un 40, no, perché mo c'è ancora il 25, mo diciamo, ma non la vuole nessuno sta palla, sta palla non la vuole nessuno, diamogliela a Grillo che l'ha voluta lui, non la vuole nessuno, la vuole. No, la voglio, non si preoccupi, eh. No, ci sono tanti che la vogliono, no. Forse Grillo non la vuole.